Un saluto a voi, cari compagni di viaggio. Siete pronti psicologicamente per uno dei fantasmi più spaventosi di Roma? Colei che scorrazza allegramente su una carrozza trainata da cavalli che sputano fuoco dalle narici? Beh, andiamo a vedere chi era o chi è. Ah, se doveste trovarvi faccia a faccia con una mano comparsa dal nulla, prestatele molta attenzione. Potrebbe appartenere al fantasma di Costanza De Cupis. Uno dei luoghi più conosciuti e visitati dai turisti provenienti da ogni parte del mondo è Piazza Navona. La sua realizzazione risale fin dai tempi dell'imperatore Diocleziano, che ne costruì uno stadio per poi inondarlo di acqua per le battaglie navali. Era circondato da osterie, bordelli e la vita mondana la faceva da padrona. Le schiave venivano esposte nude e tale sorte toccò anche a Sant'Agnese, martire cristiana alla quale le crebbero miracolosamente i capelli per coprire le sue grazie. Per questo fu eretta in suo onore dal Borromini la chiesa di Sant'Agnese in Agone. È storicamente nota la rivalità tra il Borromini e il Bernini, i due più importanti esponenti artistici del Seicento. Grazie ad uno stratagemma, quest'ultimo riuscì a soffiare la realizzazione della Fontana dei Quattro Fiumi in precedenza assegnata all'antagonista, donando una copia in argento del progetto alla ricca ed ingorda donna Olimpia. Successivamente, la tradizione popolare attribuisce alle due costruzioni dei gesti di orrore l'una nei confronti dell'altra. La Fontana dei Quattro Fiumi a Piazza Navona risale alla metà del 1600 ed è stata voluta da Papa Innocenzo X Panfili per esaltare il suo casato e il papato insieme. E si tratta di uno dei capolavori di Gian Lorenzo Bernini, che in questa fontana esprime al meglio la sua teatralità barocca. E la fontana, come dice il nome, è dedicata ai quattro fiumi dei quattro continenti allora conosciuti, e cioè il Nilo per quanto riguarda l'Africa, il Danubio per l'Europa, il Rio della Plata per l'America e il Gange per l'Asia. La particolarità della fontana è che per la prima volta si è pensato di mettere un obelisco sopra una fontana. E l'obelisco era stato trovato nel circo di Massenzio sulla via Appia e fatto portare nella piazza dove poi è stato restaurato dal Papa appunto Innocenzo X. Fu incaricato del restauro il Bernini, ma in collaborazione con un gesuita dell'epoca, il dottor Athanasius Kircher, che era un esperto di cose egizie, e quindi egli si prese la briga, diciamo, di tradurre, per così dire, i geroglifici e ricostruire quelli mancanti. La sua traduzione in realtà non era assolutamente veritiera, perché egli basava la sua interpretazione dei geroglifici su una sua idea secondo cui i geroglifici erano appunto era un linguaggio diciamo espresso per immagini, un'idea del tutto sbagliata, come è stato poi dimostrato con la stele di Rosetta. Però il Kircher aveva una sua teoria sull'antico Egitto, delle sue conoscenze, no? Che in qualche modo ha trasmesso al Bernini, che si è lasciato influenzare appunto da queste sue teorie sapienziali ed esoteriche.
Ora, in realtà nella fontana si è voluta vedere una testimonianza della rivalità tra Bernini e il suo coetaneo Francesco Borromini, che è l'autore della fontana della chiesa che sta di fronte, Sant'Agnese in Agone. E diciamo che il popolo romano ha voluto vedere, per esempio, nel fatto che il Nilo si copre gli occhi con una benda, il desiderio di non vedere l'orrore, diciamo, borrominiano. E poi anche nel gesto del Rio della Plata, no? Come per scongiurare, che fa un gesto così come per scongiurare la caduta della chiesa, anche qui si è voluto vedere appunto riferimento a questa rivalità. In realtà questa è una burla, perché la chiesa non era stata costruita all'epoca, infatti la fontana è stata terminata nel 1651, mentre la facciata della chiesa è stata cominciata nel 1653. E comunque questa storiella scherzosa la conoscono più o meno tutti, invece non si sa molto, o almeno il popolo non sa quello che c'è dietro appunto questa fontana, il simbolismo pagano in un certo senso, perché Bernini in un certo senso mimetizzano alcune concezioni del paganesimo egizio in questa fontana, che in realtà appunto vuole essere un'esaltazione del papato. In effetti, a ben guardare, si notano dei particolari che hanno a che fare con le divinità dell'Egitto. Per esempio, l'animale che si vede in corrispondenza del Nilo è un leone, e il leone è l'animale simbolo del dio Osiride, un dio che simboleggia il bene e le messi, e che in un secondo tempo diviene il dio dell'oltretomba. Ora, il leone è visto da Kircher e quindi anche da Bernini come un simbolo solare, ed è proprio quando il sole entra nella costellazione del leone che si ha la piena del Nilo. La spiegazione ai nostri giorni è semplice, perché praticamente il sole fa sciogliere le nevi delle montagne dell'Etiopia, e quindi poi arriva tutta quest'acqua che benefica appunto la piena del Nilo. Quindi il leone è il simbolo di Osiride. Ora, secondo il mito, Osiride è stato ucciso dal fratello Set, che è un dio che simboleggia la secchezza del Nilo, quindi si contrappone alla piena del Nilo, è una sorta di vento arido, no? che appunto fa sparire la piena. Ora, l'animale simbolo di Set è l'ippopotamo, e siccome letteralmente ippopotamo vuol dire cavallo del fiume, è proprio la traduzione greca, allora Bernini ha situato dal lato opposto rispetto al leone un animale che è un cavallo che esce dalle acque, quindi una sorta di cavallo del fiume. Quindi non ha messo l'ippopotamo, ma un cavallo, che si rifà appunto a questo mito di Osiride e di Set. Il fantasma di Olimpia Panfili, uno dei più discussi personaggi nella storia di Roma del Seicento, pare che nelle notti temporalesche appaia in piazza Navona. Alcuni testimoni dichiarano di averla avvistata a bordo di una carrozza, guidata da un cocchiere senza testa e trainata da spaventosi cavalli neri che sputano fuoco dalle narici. La carrozza sembra esca dall'ambasciata del Brasile, un tempo Palazzo Panfili, sorvoli Piazza Navona e sparisca all'orizzonte. C'è chi dice di averla vista anche presso la villa di San Pancrazio, a Ponte Milvio, che fu la sua dimora in vita, o dalle parti di Via Aurelia ed esattamente in Via Tiradiavoli, chiamata proprio così, in ricordo dell'ultima passeggiata notturna della donna tenutasi in quella strada. Il fantasma si avvicina ai malcapitati e ride in modo agghiacciante. Le sue risate rappresentano il disprezzo che prova di fronte al popolo romano, che mai l'amò per il fatto che fu vista come una sfacciata accumulatrice di denaro.
Siamo nel salotto del professor Andrea De Marchi, con cui parleremo di uno dei personaggi più misteriosi della storia di Roma del Seicento, Olimpia Panfili. Professor De Marchi, chi era Olimpia Panfili? Dunque, Olimpia Maidalchini Panfili è una donna vissuta soprattutto e operosa nel secondo quarto del Seicento, è morta nel 657 di peste, che ha lasciato di sé una pessima fama. Era la cognata del pontefice Innocenzo X, che come nessun'altra donna a Roma e forse nell'Italia contemporanea ha influito sulla politica interna ed estera dello Stato. Lei è stata sicuramente un pessimo soggetto, questa donna, ha arraffato quanto più poteva, ma in varie epoche questo fatto si è colorato di fatti diversi. Nella nostra epoca, dove c'è un rigurgito di interesse per lo spiritismo, si parla volentieri del fantasma di Olimpia, che secondo alcuni, conosco anche alcuni che dicono di averlo visto, ancora si muove dentro il palazzo dell'attuale ambasciata del Brasile a Piazza Navona. Esistono personaggi della storia, pensiamo alla nostra storia contemporanea, che sono diventati il male e che hanno fatto anche cose positive. Il male e il bene assoluti non esistono. Così Olimpia Panfili è stata poi ulteriormente calunniata, una delle dicerie sul suo conto è che lei avesse i commerci sessuali col pontefice Innocenzo X. Nella connotazione puritana dell'Italia ottocentesca, questo tipo di illazioni sessuofobiche e anche in quella seicentesca diventano condanna. Cioè, per un cittadino a Roma del Seicento, un familiare del Papa che rubava non costituiva reato, costituiva l'assoluta normalità, erano dei furfanti. Mentre una donna vedova che aveva dei commerci con un pontefice diventava una cosa gravissima. La fama di Olimpia si è poi molto aggravata in età risorgimentale, cioè quando lo Stato piemontese ha abolito una serie di privilegi, giustamente, è stata una delle piccole rivoluzioni che c'è avuto l'Italia, abbozzata, ha abolito una serie di privilegi del maggiorascato, dell'ancien regime, ha mantenuto il regno l'Italia piemontese, ma ha abolito una serie di interessi feudali, di meccanismi feudali legati al sistema delle case patrizie. E si è accanito in quel mondo, esistono dei romanzi, uno ce l'ho sotto il naso, di Luigi Capranica, contro Olimpia Panfili, e in quel caso si accanisce più che sugli aspetti sessuali, vedete come la storiografia cambia a seconda di momenti, sugli aspetti patrimoniali, cioè insistendo sull'iniquità effettiva di questa donna. Per quanto riguarda la sua vita, è stato molto interessante questo continuo tentativo di manipolazione delle correnti di questa corte schizofrenicamente dinastica, che è la corte papale, che si distingue dalle altre corti dinastiche che hanno una continuità. La corte papale aveva sempre avuto questo grave problema, che era dinastica con i nipoti, ma non era trasmissibile alla famiglia, cioè non c'era mai la stessa famiglia dei pontefici. Lei, in questo suo periodo, diciamo, di papessa, fra virgolette, cerca di intrecciare le cose continuamente, e quando il proprio figlio abbandona la porpora cardinalizia, conferitagli iniquamente giovanissimo, perché nipote del Papa, secondo le consuetudini balordamente ingiuste dell'epoca, condotte in nome del Nazareno, bene, lei cerca di impedire le nozze di questo ragazzo Camillo Panfili con un'altra Olimpia, Aldo Brandini, che invece le tiene testa. La cosa interessante è che nella sua ossessione di cupidigia non capisce che la Olimpia Panfili che arriva è di una ricchezza probabilmente superiore a quella dei Barberini, di questa sua famiglia con cui voleva legarsi. Perché? E questo è un fatto che riguarda la nostra epoca, perché io credo che Olimpia, così come i name dropper della nostra epoca, cioè coloro i quali stanno sempre alla ricerca di prestigio, da cronaca, da rotocalco, lei ritiene che gli Aldobrandini, cioè la famiglia di Olimpia, che pure aveva avuto un papa pochi decenni prima, fosse troppo poco nobile, invece era una famiglia toscana di una ricchezza estrema,
che poi è la ricchezza che è durata più lungamente per quanto riguarda le opere d'arte entro la famiglia Panfili, cioè proprio coloro i quali lei aveva combattuto con maggiore avversità, anche perché l'altra Olimpia sapeva il fatto suo, si sono rivelati i rapporti più proficui per la famiglia che lei cercava di sostenere, cioè la propria. Ci sono immagini di Olimpia Panfili e se sì, quali sono? Allo stato attuale l'immagine qualitativamente migliore che noi conosciamo di questa signora è il busto scolpito da Alessandro Algardi che si trova nella Galleria Doria Panfili a Roma. La donna si presenta piuttosto corpulenta e ha viso massiccio. Si fa ritrarre in questo busto ritratto, che peraltro è molto famoso, con un velo gonfio di vento, è uno dei pezzi più importanti della scultura del Seicento romano, cioè sembra quasi che questa donna, massiccia come un paracarro, volesse comunque rendersi più leggera, ricercasse nella propria immagine trasmessa una certa levità che lei sapeva di non possedere, cioè si accaniva, come molti di noi facciamo, proprio sul proprio lato più debole. Un altro fantasma legato a Piazza Navona è quello di Costanza Conti de Cupiis, una nobildonna romana che era una grande artista del ricamo, tanto che le sue rinomate opere le valsero l'appellativo di Bella Mano. Infatti pare avesse delle mani stupende ed uno scultore dell'epoca che aveva la bottega nel palazzo, colpito dalla loro perfezione, volle immortalarle con un calco in gesso. Qualcuno dice che fu a causa di un'oscura maledizione lanciatale da un suo nemico, che una delle sue mani si infettò gravemente dopo essersi punta con uno spillo arrugginito. In seguito, purtroppo, fu necessario amputare l'arto. A causa del dolore dovuto alla perdita della propria mano, la donna morì di crepacuore. Si narra che dopo il tramonto, il suo fantasma mutilato e con il viso stravolto dal dolore, passeggi per Piazza Navona. Via dei Cerchi, ai piedi degli Orti Farnesiani, vi è una strana costruzione barocca, sulla cui facciata spicca una mano con l'indice teso ad indicare un punto lontano. Ci sono numerose supposizioni riguardanti questo arto a sé stante, chi pensa facesse parte di una statua, altri invece suppongono che sia stata realizzata appositamente per dare un tocco fantastico alla casa. Secondo un'altra leggenda, si tratterebbe della mano di Cicerone, misteriosamente pietrificata. Nel prossimo appuntamento andremo alla ricerca delle creature notturne per eccellenza, i vampiri. Viaggeremo poi nella provincia romana per esplorare le rovine di Galeria Antica, città morta dove sembra vi sia la presenza costante di entità non ben identificate. Arrivederci alla prossima settimana.